Ben ritrovati con la rassegna stampa di oggi. Questa è la prima edizione, in studio con voi Rosario Moreno. Il caso Suarez, la vita degli stranieri di Serie B, scuole serale, permessi dal lavoro per studiare, poi lockdown, da 8 mesi in attesa dell'esame. Mentre avvocati, procuratori e professori si preoccupavano che il certificato del centravanti arrivasse di corsa e senza sforzo, migliaia di stranieri che avevano fatto richiesta erano paralizzati dalla chiusura delle scuole serali abilitate ai corsi resi obbligatori da Salvini. Coronavirus, i contagi in Europa superano 5 milioni, in Spagna 11.000 casi, 13.000 in Francia, chiusi bar e ristoranti a Marsiglia. Per la prima volta il tasso di positività dei test in Francia è salito oltre il 6% e scattano quindi nuove misure. Da giovedì nuove restrizioni anche in Gran Bretagna, quasi 7.000 nuovi casi in Israele. Gli USA contano meno del 5% della popolazione mondiale, ma rappresentano circa il 20% delle morti conosciute per il virus, cioè oltre 200.000. Il tramonto di Berlusconi, il naufragio di Renzi e la sconfitta di Salvini alle regionali. Verdini da Mr. Wolf a Mr. Flop dei leader politici. Dopo aver guidato il PDL nell'ultima stagione dell'uomo di Arcore al potere, dopo aver inventato il patto del Nazareno trasformandosi nell'alleato fondamentale dell'ex segretario del PD, sconfitto subito poco al referendum del 2016, ora l'ex senatore toscano è diventato il consigliere del compagno di sua figlia, che in 13 mesi è passato dal governo con la Lega, data al 36%, all'opposizione, e il Carroccio che ha perso 12 punti percentuali. In Veneto eletti in consiglio regionale due condannati, camaleonti della politica e l'uomo che insultò Kyenge. Insomma, chi appoggerà Zaia? Ecco qui chi appoggerà Zaia, appunto. La prossima aula è una specie di caravanserraglio ricco di personaggi variopinti dalla lingua sciolta e con qualche precedente penale. Insomma, per dire, c'è Daniele Polato che ha riportato una sentenza di colpevolezza per firme false a supporto di Forza Nuova ed Enrico Corsi condannato per propaganda razziale. Poi ci sono Voltagabbana e insomma e Zaia Boys, e c'è chi è in corsa per fare l'assessore. San Matteo di Asorin, la guardia di finanza del governatore Fontana e dall'assessore Gallera per effettuare una copia del suo cellulare. La stessa operazione è stata effettuata sul telefono di funzionari della regione di Giulia Martinelli, la responsabile della segreteria del presidente Lombardo ed ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini. Nessuno dei tre risulta indagato, a differenza dei vertici dell'ospedale e dell'azienda piemontese. Il legale di Fontana ha detto che è un atto con evidenti criticità di carattere costituzionale. USA, poliziotto che uccise Breon Taylor, dicono che è negligente, insomma, scoppiata la rivolta in Kentucky. Due agenti feriti. Le manifestazioni del movimento Black Lives Matter si sono tenute nella notte per protestare contro la decisione del grand jury. Nessuno degli agenti è stato incriminato per la morte della ragazza. Impossibile incriminare i poliziotti perché il compagno della vittima sparò per primo. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.